I risultati principali della ricerca che abbiamo condotto sulle tecnologie per l'efficienza degli utenti finale sostanzialmente possono essere riassunti in due termini: intelligenza e integrazione. Il primo termine, intelligenza, fa riferimento al fatto che ormai siamo nelle condizioni in cui i sistemi di building automation, cioè i sistemi di intelligenza dell'edificio, la capacità di controllare e di tenere monitorata la componente termica e la componente elettrica e di capire quando è meglio matchare per esempio la produzione di energia termica o di energia elettrica localizzata con il consumo, sono ormai sistemi che potremmo definire a scaffale. Cominciano ad avere una prima presentazione sul mercato e hanno tutta la possibilità di essere sfruttati a partire dai prossimi anni. Il secondo tema, chiaramente collegato a questo, è quello dell'integrazione. Se ho un sistema che mi consente di far dialogare fra di loro le utenze termiche, le utenze elettriche e le utenze di generazione, beh, allora posso anche ragionare di efficienza energetica in maniera integrata. Quindi intervenendo non più su una singola tecnologia, ma su un insieme di tecnologie termiche, elettriche, sistemi di accumulo che possono darmi il massimo risultato dal punto di vista del ritorno economico. È l'approccio che l'industria ormai segue da tempo e che ha dato vita al fenomeno delle cosiddette ESCO, Energy Service Company. È un approccio che può essere utilizzato anche a livello building perché ormai ci sono le capacità per farlo. Ovviamente stiamo parlando di un approccio che richiede un cambiamento di competenze anche nel mondo della rete degli installatori e questa forse è la sfida più vera per rendere concreto questo fenomeno già a partire dai prossimi anni. La previsione degli investimenti nei prossimi triennio è di circa 12 miliardi e mezzo di euro, così suddivisi: 7 miliardi sulle tecnologie principali, pompe di calore, caldaia a condensazione e sistemi di building automation, 4 miliardi per i sistemi di generazione da fonti rinnovabili, soprattutto solare fotovoltaico, ma anche solare termico e caldaia a biomassa, che hanno risentito in positivo della fine degli incentivi per le rinnovabili elettriche, e poi il primo miliardo di euro, ma molto importante, per le soluzioni veramente integrate. Il primo segno che questo tipo di mercato sta cominciando a crescere. Il bilancio complessivo direi che è sicuramente positivo ed è sicuramente positivo anche perché ci prepara in maniera corretta ad una fase che tutti ci auguriamo e ci attendiamo di espansione dell'economia, i cui primi segni già si vedono nel 2015 e che potrebbero caratterizzare il prossimo futuro, quindi il prossimo triennio, anche con una ripresa del mercato dell'edilizia che in questo mondo ha sempre fatto da traino per l'impiantistica e le soluzioni energetiche.